Valabogulis ragazzi, bentornati sul mondo del ghiaccio e del fuoco, benvenuti in questo nuovo video e bentornati anche sulla serie che va ad analizzare, a rileggere i capitoli e la storia, anzi, di Jon Snow alla ricerca di qualche dettagliuccio interessante o cose che magari abbiamo dimenticato col passare degli ultimi 20 anni o ci siamo persi. Ma prima di appunto analizzare il secondo POV del Lupo Bianco, dobbiamo vedere cosa fa Jon in altri capitoli e questo è il caso in cui analizziamo il primo POV di Arya, la sua sorellina preferita, che è appena scappata da una lezione di taglio e cucito. Perché Arya odia il ricamo, è negata, si fa male col l'ago più volte e viene rimproverata dalla setta perché non è capace, quindi preferisce scappare e si ritrova in quel bellissimo, famosissimo ponte coperto che si trova sopra il cortile d'addestramento e ritorna più volte nella serie. E qui c'è Jon, si incontrano per l'appunto, un momento in cui Jon compare nei POV degli altri e lui è qui perché in quanto bastardo non può addestrarsi con gli altri Stark, ma soprattutto con i principi Baratheon, perché non possono permettere che un bastardo ferisca per sbaglio un principe, poi i principi in realtà sarebbero più bastardi di lui, ma sì, su questo facciamo finta di niente. Ed è una scena effettivamente molto carina, perché si vede quanto Jon e Arya si vogliano bene, quanto siano in realtà simili, quanto si ritrovino lì per lo stesso motivo, sono esclusi dalle rispettive comande, dai rispettivi ruoli ufficiali perché sono diversi dagli altri. Poi, accantonato questo capitolo, c'è una breve menzione, vediamo, nominato Jon nel capitolo di Bran, in cui Bran viene buttato di sotto perché sono cose che si fanno per amore, e quindi Jaime Lannister butta via Bran in un capitolo in cui c'è una rapida menzione a Jon. Sì, sostanzialmente Bran ha notato che ultimamente Jon è sempre più arrabbiato e dà molti motivi per essere arrabbiato, perché è stato ancora una volta escluso da un'attività abbastanza figa e importante, perché Re Robert è voluto andare a caccia accompagnato da Ned Stark e Lord di Grande Inverno ha portato ovviamente suo figlio Robb, ha portato addirittura Theon, ma non ha portato con sé Jon, sempre per il motivo per cui è un figlio illegittimo. Poi magari Ned ci tiene a tenere lontano Jon da Robb perché non si sa mai. Però dal punto di vista di Jon questo è un periodo terribile, perché gli ricordano costantemente che lui è diverso dagli altri, forse più che in tutto il resto della sua vita. È come se tipo camminasse per Grande Inverno, ogni persona che incontra: ciao Jon, sei un bastardo, ciao Jon, sei un bastardo. È praticamente quello, quindi è anche normale che sia totalmente incacchiato. Però, secondo capitolo di Jon, il suo secondo POV, finalmente torniamo nella mente del Lupo Bianco e... mentre Ned ha deciso effettivamente di imbarcarsi, non è vero perché prende la strada, non si imbarca, però capitemi, decide di andare a sud per indagare sulla sorte di Jon Arryn, Bran è a letto, è un vegetale e Jon finalmente vede il suo desiderio realizzarsi, perché è in partenza per diventare un guardiano della notte. I preparativi ormai sono ultimati, gli rimane solo l'ultimo saluto ai membri della sua famiglia. E il primo nella lista è proprio Bran, che Jon non ha mai visto dal momento in cui c'è stato l'incidente. Questo perché da quando Bran è a letto, Catelyn non si è mai mossa dal letto. Il rapporto tra Lady Tully e Jon non è dei migliori, lui è molto spaventato all'idea di doverla incontrare, doverci parlare, ed è per questo che ha evitato fino all'ultimo momento di andare nella stanza di Bran, ma il tempo è finito, lui vuole tantissimo dare un addio a suo fratello più piccolo, quindi supera le sue paure ed entra in quella stanza. Jon ovviamente viene accolto dal solito caldissimo abbraccio di parolacce e improperi di Catelyn, che non lo sopporta e lo vorrebbe fuori da quella camera immediatamente, ma Jon deve salutare il fratello, quindi si avvicina al letto e dice a Bran che dovrà andare via, che è diretto alla barriera, ma che presto si potranno rincontrare perché Bran ovviamente si riprenderà e la prossima volta che sarà possibile si incontreranno. Il problema è che la scena, come la ricordiamo noi a causa della serie TV del Trono di Spade, è un pochettino diversa nei libri. Nella serie Bran è semplicemente un bimbo addormentato nel letto. Nel libro è molto più inquietante, perché
per tutto il tempo lui ha gli occhi aperti, sbarrati, anche se non vede niente perché è praticamente in coma, è molto più deperito e le sue gambe sono totalmente non locate bene, cioè nonostante abbia la coperta si vede che sono spezzate in maniera anormale. E poi si sta nutrendo solo con acqua in pacchi strani del miele che sua madre mette sulle labbra, quindi è molto dimagrito e pelle e ossa. E da notare poi il linguaggio con cui Bran viene descritto in questo momento dei libri, perché Bran appare secco come una foglia secca, la sua mano sembra un artiglio, le sue ossa sembrano fragili e simili a quelle di un uccello. E tutto questo riferimento a foglie secche, alberi e volatili è palesemente un foreshadowing di Martin per il futuro rapporto che Bran avrà con il corvo a tre occhi e gli alberi di Iga. Un'altra cosa che poi si è persa tra serie televisiva e libri è una frase famosissima, però non in maniera positiva, di Catelyn, che nel libro dice a Jon, prima che possa uscire dalla stanza, che avrebbe voluto che ci fosse lui al posto di Bran, sostanzialmente, ed è il motivo principale per cui in tantissimi odiano Catelyn nel libro, però vabbè, diciamo, Catelyn è odiata a prescindere, quindi Madonna, serve solo un motivo in più. E niente, dopo questa botta di allegria da parte della sua madre, diciamo, adottiva, Jon lascia la stanza e va a salutare Rob, almeno questa volta, è un po' più felice. Sì, perché Rob quantomeno è il fratello amicone di Jon, i due si salutano, si stringono la mano, anche perché ognuno è destinato a ruoli diversi, e Rob ridendo dice vabbè dai, la prossima volta che ci incontriamo sarà figo vederti vestito tutto quanto in nero, io sarò il futuro Lord di Grande Inverno e tu invece sarai il Guardiano della Notte, magari c'hai pure il ruolo importante, figo, bello. Però anche qui c'è una piccola pugnalata al cuore quando rileggi questo capitolo, perché i due ovviamente parlano anche di Bran e Rob dice no, ma Bran è forte, sopravviverà, e Jon dice sì sì, no, hai ragione, voi Stark siete difficili da uccidere, e lo dice a Rob, Martin sei un figlio di... Comunque si salutano, c'è Benjen che con l'orologio è l'unico, questo lo sapeva, un orologio, sì. Fa Jon così. Però c'è ancora una persona da salutare, quindi Benjen deve aspettare. Questa persona ovviamente è Arya, che è nella sua stanza, anche lei sta facendo i bagagli perché sta per partire per il misterioso e pericoloso sud, e in realtà sta rifacendo i bagagli perché la prima volta la setta gli aveva tolto tutto quanto dalla borsa, perché Arya prendeva le robe e le schiaffava nella valigia in maniera poco ordinata, più o meno come faccio io ogni volta. Sì, io non ci vedo nulla di male in tutto ciò. Brava Arya. Quindi era impegnata a rifare la valigia piegando gli abiti. Jon la interrompe per un secondo perché ha da darle un regalo da Dio, una piccola spada fabbricata su misura per la giovane, giovanissima sorellina che lui ha fatto forgiare dal fabbro di Grande Inverno. E dato che Arya è piccolina ma rapida, Jon ha deciso di farle fare una spada non nello stile dei cavalieri di Westeros, ma nello stile più popolare nelle città libere, quindi una spada piccolina che non è adatta magari a decapitare con un colpo gli avversari, però dice ad Arya che fin tanto che si ricorderà di infilzarli con la punta, poi la spada farà il suo dovere, ed Arya è felicissima di questo regalo. E soprattutto i due riescono a scherzarci su, a ridere, soprattutto pensando al fatto che Arya dovrà trovare qualche modo per nascondere questa spada, soprattutto da Sansa, perché Sansa non deve sapere nulla di tutto ciò. No, assolutamente. E ovviamente parlando anche in maniera scherzosa di quanto figa e importante sia questa spada, ovviamente anche questa spada fighissima e importante c'ha un nome come tutte le spade più importanti e leggendarie della storia di Westeros e non solo, e Jon ha infatti pensato di chiamarla come la cosa, l'oggetto preferito da Arya, che subito capisce tutto l'inside joke. La spada ovviamente si chiama Ago, e via a ridere come due deficienti, come due ragazzini quali sono, per l'amore di Dio. E questa risata va a chiudere il capitolo di Jon, che effettivamente a quanto pare viene riscaldato dal calore di questa risata per tutto il lungo cammino che farà per raggiungere la freddissima barriera. Però se avete visto solo la serie televisiva potreste dirci ma come, manca una parte, manca l'ultimo addio, manca un saluto importante, quella scena bellissima con Ned Stark
al di fuori di Grande Inverno, i due sono a cavallo, e Ned dice pure una frase molto bella nella serie televisiva, perché ricorda a John che magari non avrà il suo cognome, ma il suo sangue nelle vene. Non c'è, nei libri non c'è, il capitolo si chiude qui, questo addio con Ned manca, ed è stata un'aggiunta della serie televisiva. Quando la serie televisiva faceva delle aggiunte veramente interessanti, perché nelle prime due stagioni vengono aggiunti dei dialoghi, delle cose che fanno paura per quanto sono fighi. E poi vai a pensare a... Vabbè, lasciamo perdere. Sì, non ci parliamo più, quindi va bene. Ed è un'aggiunta molto bella e molto interessante, perché nei libri manca un contatto fra Ned e John. Non c'è praticamente mai un collegamento, un dialogo diretto, a parte quando John salva i lupi, praticamente non parla quasi mai con Ned. Quindi siamo contenti di aver avuto almeno questa scena nella serie televisiva, poi comunque siamo nelle prime stagioni, quindi c'era sempre la supervisione di Martin, non è una cosa campata per aria. Bravi, bravi nella serie, però per il resto, per quanto riguarda John, i libri e i suoi capitoli, abbiamo detto il finale era quello con Aria, e adesso John è in viaggio per la barriera e praticamente per la sua nuova vita che inizierà con i Guardiani della Notte, ma di questo parleremo in un prossimo video. Speriamo che questi video vi stiano piacendo, che queste analisi vi facciano riscoprire cose che magari avete scordato, anche cose nuove, perché comunque capita che qualcosa sfugga. Fateci sapere nei commenti. Ragazzi, lasciate mi piace, condividete, commentate, mi raccomando, iscrivetevi al canale, accendete la campanella di avvisi per rimanere sempre aggiornati quando funziona. Mi hanno segnalato che nonostante la campanella, comunque i feed delle volte non partono, quindi vabbè, ma per l'appunto se volete ovviare seguiteci sulle pagine social per rimanere aggiornati sulle uscite sul canale, oppure se volete sostenere il canale in maniera un pochettino più pesante economicamente diventate alcuni dei nostri guardiani della notte personali andando ai nostri patron, produttori esecutivi del canale, avete accesso al canale Telegram, alla chat di Telegram, ai video in anteprima, ai blooper quando possibile, quindi dateci sotto un'occhiata nel link in descrizione. Oppure sempre se volete sostenerci in un'altra maniera potete fare shopping su Pumpling e utilizzare il nostro codice sconto che è Stannis, che vi permette di poter acquistare tutto quello che si trova sul catalogo, principalmente magliette e felpe a tema nerd. Purtroppo ce ne sono sempre meno, abbiamo notato, a tema Game of Thrones perché non è più tanto popolare, però ci sono quelle a tema House of the Dragon e vi conviene utilizzare il codice sconto perché avete un paio di calzini in più, un 20% che vi ritorna come cashback per nuovi acquisti, quindi i modi per aiutarci a mandare avanti questo progetto ci sono tanti. Anche i modi per rimanere aggiornati quando le uscite non vi vengono segnalate su YouTube, perché vabbè, quindi il modo migliore è sempre mettere mi piace, perché banalmente poi YouTube vi riconsiglia altri video nostri, sì, perché capisce che siete interessati, è proprio una cosa di algoritmo. Fate un po' voi, noi abbiamo detto il nostro, ci vediamo ad un prossimo video e a una da. Cioè, Stannis. Così. Rimaniamo nel nord comunque settimana prossima perché ci piace il freddo. Volevo anticipare i video, però poi stavo pensando no, spoiler, poi magari non escono la settimana prossima robe. Vabbè, Lord Aerys. Ciao. Sono impappinato a caso. Scusate. Queste conclusioni di video non stanno uscendo bene.